Papa Francesco operato questo pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'intervento all'addome è durato 3 ore e si è svolto senza complicazioni. Il Santo Padre sta bene, è sveglio e vigile, ha detto il professor Sergio Alfieri. Migliaia di sfollati in Ucraina per le inondazioni provocate dalla distruzione della diga Nova Kakhovka, fatta saltare in aria una chiazza di petrolio di 150 tonnellate verso il Mar Nero. Scambio di accuse all'ONU fra Ucraina e Russia per il disastro. Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un'auto a Roma, nella zona della Cecchignola. Forse è stata dimenticata, i genitori sotto shock. Il Presidente della Repubblica Mattarella oggi a Parigi ha incontrato gli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci e poi si è recato al Louvre per inaugurare con Macron una mostra su Napoli. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. In primo piano il Papa, operato questo pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'intervento all'addome è durato 3 ore. E si è svolto senza complicazione, ha riferito la sala stampa vaticana. Sentiamo. E durante questi giorni, questi mesi in cui lui accusava questi dolori, non è stata una decisione d'urgenza, evidentemente l'abbiamo già operato ieri, quando è venuto a fare l'attack. E si sono fatti sempre più frequenti, per cui poi decide il Papa, sapete che decide tutto l'intervento. Stava sempre peggio, ha deciso di fare l'intervento oggi, riorganizzando anche la sua agenda. L'intervento chirurgico e l'anestesia generale si sono svolti senza complicazioni. Il Santo Padre ha reagito bene sia all'intervento chirurgico che all'anestesia. Il Santo Padre è già sveglio, ha già scherzato e già mi ha preso in giro. Ci ho parlato 10 minuti fa e mi ha detto: quando facciamo la terza? Ecco, mi ha preso in giro, capito? Continueremo nel corso del giornale ad aggiornarvi sullo stato di salute del Papa ricoverato al Gemelli e operato questo pomeriggio. Ora andiamo in Ucraina. Circa 42.000 persone sono a rischio per le inondazioni provocate dalla distruzione della diga Nova Kakhovka, ci riferisce Marino Galdiero. L'esplosione della diga di Kakhovka nella regione di Kherson in Ucraina orientale ha avuto delle conseguenze immediate per la popolazione civile, mentre le due parti in conflitto si rimpallano le responsabilità della distruzione del bacino idrico. Sono circa 42.000 le persone a rischio e almeno 7 risultano disperse a causa delle inondazioni su entrambe le sponde del fiume Dnipro. Secondo la presidenza ucraina sono almeno 80 i centri abitati da evacuare, più di 2.000 persone sono state trasferite. A questi numeri bisogna aggiungere quelli della parte di territorio controllato dai russi. I rappresentanti delle Nazioni Unite hanno visitato la zona alluvionata e ritengono che la situazione possa peggiorare nelle prossime ore, poiché il livello dell'acqua è ancora in aumento e altri villaggi e città vengono allagati. Si annuncia inoltre una catastrofe ambientale, sostanze chimiche, petrolio, fertilizzanti sono finiti nelle acque e raggiungeranno il Mar Nero. Il presidente turco Erdogan propone una commissione di inchiesta internazionale sull'esplosione della diga. Per Putin la distruzione del bacino è un'azione barbara di Kiev. E siamo a parlare degli eventuali ulteriori passi della missione del cardinale Zuppi, che già si è recato a Kiev. Oggi il porporato ha detto che ne parlerà con il Papa appena starà meglio. Il servizio di Leonardo Possati. Il dialogo prima di tutto. La missione del cardinale Zuppi a Kiev è un primo passo. Non è una mediazione, è come detto, è ripetuto, come abbiamo messo nel comunicato, come ha detto il cardinale Parolin questa mattina, è manifestare l'interesse, la vicinanza, l'ascolto, perché il conflitto possa trovare dei percorsi di pace. Quindi era questo, tutto il resto sono diciamo, attese che ci abbiamo tutti quanti di trovare che la guerra finisca, oppure speculazioni che ci hanno alcuni. E anche il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ha confermato l'intenzione di parlare con Mosca, specificando che i tempi per ora non si conoscono, ma tutto verrà fatto a tempo debito e i passi concordati con il Papa. Quindi tanta vicinanza, il Papa ripete spesso: pregate per me. Penso che a maggior ragione in questo momento, che era previsto, ma difficile ovviamente, come un intervento, e quindi preghiamo tanto per lui, manifestiamo come sempre tanta riconoscenza perché continua
aiutarci a guardare il futuro, a vivere seriamente il Vangelo, a commuoverci, a spenderci per la pace, questo nel caso mio, ma credo ci coinvolge tutti quanti a non accettare mai la violenza e la guerra. Andiamo ora in diretta al Policlinico Gemelli, dove c'è Cristiana Caricato che ci aggiorna sugli ultimi sviluppi riguardo al Papa. A te, Cristiana. Sì, ecco, alcune informazioni ancora sulla conferenza stampa brevissima tenuta dal professor Sergio Alfieri, che era capo dell'equipe che ha operato questo pomeriggio il Papa. Come abbiamo sentito, il Papa è vigile, cosciente, è già al lavoro, sembra, con i suoi collaboratori, ha recuperato anche il suo senso dell'umorismo con la battuta fatta proprio al professor Alfieri. Ci sono anche dei particolari riguardo alla tempistica. L'operazione è stata decisa ieri di comune accordo con il Papa, perché si erano fatti più frequenti questi episodi dolorosi all'addome dovuti all'ernia sulla precedente cicatrice. Infatti il professore ha parlato di una laparocite incarcerata in corrispondenza di cicatrici di pregresse operazioni, non solo quella del 2021, ma probabilmente anche alcune colicisti che il Papa aveva avuto nei suoi anni argentini. Nel corso dell'intervento chirurgico sono state riscontrate anche alcune aderenze, si è provveduto appunto a sbrogliare questa matassa tenale, come l'ha chiamata Alfieri, e si è provveduto anche a inserire una protesi, la cosiddetta retina, in modo tale da ricostruire in maniera compatta l'addome. Il professore Alfieri ha anche parlato della degenza e della possibile prognosi. 5-7 giorni sarebbe quella abituale per un intervento di questo genere, che lo ricordiamo è durato 3 ore. Però viste le condizioni del paziente generali, ricordiamo che è stato ricoverato per una infezione polmonare solo poche settimane fa, e che vista l'età del Papa si procederà con estrema cautela. Nessuna alle domande su se c'erano anche altre patologie, il professore ha escluso qualsiasi altro tipo di patologie, quindi si trattava di una patologia benigna dovuta appunto a queste aderenze. Il Papa quindi presumibilmente rimarrà per qualche giorno al Gemelli. Intanto arriva da tutto il mondo l'affetto e la vicinanza al pontefice, dalla Casa Bianca al Quirinale, tutti esprimono i migliori auguri di pronta guarigione a Papa Francesco. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo sulle sue condizioni. Linea allo studio. Grazie Cristiana Caricato, continuiamo il giornale. Il Presidente della Repubblica Mattarella oggi a Parigi ha incontrato gli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci, poi si è recato al Louvre per inaugurare con Macron una mostra su Napoli. Il servizio di Luca Sebastiani. Si è concluso il viaggio di Sergio Mattarella a Parigi. Questa mattina il Presidente della Repubblica ha visitato la scuola italiana Leonardo da Vinci. Mattarella ha ricordato che i confini non devono essere un limite, ma un arricchimento. Il Presidente si è anche soffermato sul valore dell'istruzione, ricordando Don Milani il suo insegnamento. Una scuola che offre opportunità soltanto a chi ha condizioni economiche adeguate e non a tutti, non è una scuola. Davanti a studenti e studentesse, Mattarella ha cercato di rimarcare il ruolo e l'importanza delle istituzioni europee. Che l'Europa non è soltanto l'ambito in cui sussistono i nostri paesi, ma è soprattutto un luogo ideale, fatto di persone, di esperienze, di affinità, di valori, di sogni. Tutti elementi che, anche se non li vedete, si trovano all'interno dei vostri zaini. Il capo di Stato si è poi recato al Museo del Louvre insieme al presidente Macron per l'inaugurazione della mostra Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte. L'obiettivo è di esporre entrambe le collezioni per rendere onore al legame tra Italia e Francia. Prima di far ritorno a Roma, in un pranzo informale all'Eliseo, Mattarella e Macron hanno discusso delle prospettive dell'Unione Europea e della guerra in Ucraina. Ieri il presidente aveva incontrato anche i giovani diplomatici dei due paesi per celebrare la solidità dei rapporti secolari tra Roma e Parigi. Un viaggio che è servito anche a rinsaldare le relazioni bilaterali, viste le recenti controversie tra i due governi.
Incontro tra Giorgia Meloni e i sindaci, i presidenti di regione e province colpite dall'alluvione. Oggi al Consiglio dei Ministri le misure sulla violenza contro le donne. Augusto Cantelmi. Dall'applicazione del braccialetto elettronico automatica alla distanza minima di 500 metri in caso di divieto ad avvicinarsi alla vittima, ancora 30 giorni di tempo sia per le richieste di misure cautelari dei pubblici ministeri sia per la loro applicazione e processi più veloci. Dal governo il disegno di legge per dare una stretta alle norme contro la violenza sulle donne. Consiglio dei Ministri che arriva al termine di un'intensa giornata iniziata questa mattina a Palazzo Chigi con i sindaci delle zone colpite dall'alluvione. Vogliamo un commissario, è stata la loro prima richiesta, oltre ai fondi per la ricostruzione, il risarcimento fino al 100% per chi ha perso tutto. Sì, c'è un'esitazione, sembra che non se ne possa parlare, in realtà è una cosa indispensabile, lo dico a prescindere da chi può essere individuato come commissario. Il mio politico del governo per gli indennizzi, e su questo diciamo la Premier Meloni, pur non avendo ancora identificato le risorse, ha detto che l'obiettivo del governo è garantire il 100% degli indennizzi. Spazio anche alla politica estera con l'incontro a Palazzo Chigi della Premier Meloni e il primo ministro ad interim del governo di unità nazionale libico Abdul Dabaida. Sul tavolo il tema dell'energia e quello spinoso dell'emergenza immigrazione. E non c'è solo la Libia, ma anche la Tunisia e l'Egitto tra i paesi africani al centro dei rapporti con il nostro governo per una serie di interessi comuni: energia, commerci militari, rotte migratorie. Sentiamo Marco Burini. Tunisia, Libia, ma pure Egitto. Sono nostri dirimpettai, stanno di fronte alle nostre coste. È il pezzo d'Africa che condivide con noi un mare. C'è un mare di interessi a legarci a loro. Risorse energetiche, commerci militari, rotte migratorie. Una faccenda complicata, stratificata. Ma una cosa è evidente. Sono paesi in cui la democrazia è un ricordo lontano. Al-Sisi comanda l'Egitto con pugno di ferro. Sbatte gli oppositori in galera, per non parlare di Giulio Regeni, trauma infinito. Ma mantiene buoni rapporti con i governi europei, compreso il nostro. La Tunisia, da cui era partita la cosiddetta primavera araba, stagione di rivolte popolari pacifiche e dirompenti, è finita nelle mani di un despota che ha svuotato le istituzioni, ma ha fiutato la parolina magica che seduce i governanti europei: migranti. Datemi i soldi e ci penso io a fermarli. Gli uomini neri dell'Africa subsahariana non vi invaderanno più, promette Sayed a chi va a trovarlo. Come se di tunisini dalla pelle nera non ce ne fossero. Come se di cittadini tunisini che tentano la traversata pur di sfuggire alla miseria non ce ne fossero. E come se persistere a trattare il fenomeno migratorio come questione di polizia, di sicurezza, servisse a qualcosa. Lo dimostra la Libia, uno stato fallito, diviso per bande che si fanno la guerra da anni, ma che si spartiscono l'affare migranti. Respinti dalla cosiddetta guardia costiera, cioè miliziani violenti e pericolosi, se non incarcerati e torturati nei lager di Tripoli e Misurata. Un quadro desolante e complicato che richiede una politica estera all'altezza. Una diplomazia senza fantasia, senza visione, è solo manutenzione del sistema di potere che schiaccia le persone. Migliora in Italia il prodotto interno lordo, ma frenano i consumi. Se ne è parlato oggi a Roma all'assemblea di Confcommercio. Per noi c'era Giuseppe Caporasso. Sentiamo. Il prodotto interno lordo italiano migliora con una crescita per il 2023 dell'1,2%, così come i consumi in salita dell'1% e l'inflazione che dovrebbe calare al 2,3% il prossimo anno. Le stime arrivano da Confcommercio, che oggi a Roma ha svolto la tradizionale assemblea annuale. Dal fisco pressante alla burocrazia, dalla ricerca di lavoratori che non si trovano, al divario crescente e preoccupante tra nord e sud. Il settore che noi rappresentiamo deve essere costantemente valorizzato, incoraggiato, sostenuto, perché è un settore che può produrre non soltanto un aumento del PIL, ma può produrre anche occupazione. È l'OCSE che dà dei risultati e delle stime estremamente positivi per l'Italia, perché certifica che l'Italia in questi mesi è cresciuta più e meglio, anche in termini di occupazione, di quanto siano cresciute le più grandi potenze occidentali. Una vitalità e una voglia di ripresa che si respira anche tra i delegati in platea. I dati sottolineano come ci sia stato un recupero a livelli pre-pandemici, ma restano ancora indietro i consumi. Bisogna soprattutto, più che partire, ripartire. Avere la possibilità di trovare interlocutori giusti che ci diano oggi una mano. Sicuramente c'è il tema del fisco, c'è il tema del lavoro, ma c'è anche il tema della messa a terra degli strumenti che il PNRR ci mette a disposizione. Di dare
la possibilità ai nostri consumatori di avere più soldi in tasca da poter spendere. Ma c'è una difficoltà anche nel trovare persone per lavorare? Dal nostro punto di vista non tantissimo, perché il nostro settore è molto attraente, ai giovani piace la tecnologia, insegniamo ai ragazzi tante cose importanti che poi possono usare come loro professionalità anche in altri ambiti. La cronaca: una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un'automobile a Roma, nella zona della Cecchignola. Sul caso indagano i carabinieri. Il servizio di Luigi Ferraiuolo. Tragedia alla Cecchignola: una bambina di meno di un anno è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato il papà a lasciarla in macchina. L'uomo, un carabiniere che lavora all'ufficio personale del Ministero della Difesa, avrebbe parcheggiato per accompagnare la bambina alla sede interno del Ministero. La mamma avrebbe poi dovuto riprenderla. Quando la donna è arrivata all'asilo, però, le hanno detto che la piccola non c'era. A quel punto ha visto la macchina del marito parcheggiata con la bimba all'interno e si è sentita male. Una donna aveva già chiamato il 112. Purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare. Entrambi i genitori sono al momento sotto shock. I primi ad intervenire sarebbero stati dei soldati della Cecchignola. Uno di loro avrebbe infranto il finestrino della vettura, cercando un primo soccorso per la piccola priva di sensi. Proseguono le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, ritrovati in un tombino i documenti della trentenne assassinata con il bimbo che portava in grembo. Letizia Davoli. Potrebbe essere molto concreta l'ipotesi di una richiesta di processo con rito immediato per Alessandro Impagnatiello, in carcere con l'accusa di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano. I risultati delle indagini che i carabinieri di Erris stanno effettuando in queste ore nell'abitazione della coppia Senago, dove la giovane è stata accoltellata morta il 27 maggio, potrebbero infatti portare una richiesta di processo immediato con l'aggravante della premeditazione e della crudeltà, escluse dall'ordinanza di custodia cautelare. I RIS hanno scoperto nel computer di Impagnatiello due ricerche fatte una settimana prima del delitto sugli effetti del veleno per topi sugli esseri umani, e una confezione di topicide è stata sequestrata ieri nell'abitazione. Per gli inquirenti quindi il caso ormai è chiuso e manca l'appello solo il cellulare della vittima, che potrebbe dare nuove informazioni sulle sue ultime ore di vita prima di quel delitto orrendo, con sangue ovunque, dicono gli uomini del RIS, scoperto grazie al luminol, talmente tanto da far sospettare un falso positivo. Ma la scena del crimine era stata solo pulita con molta cura, quasi maniacale. E a testimonianza della tragedia avvenuta in quella casa restavano visibili solo le bruciature nella vasca da bagno dove Alessandro ha cercato di dare fuoco alla compagna incinta di loro figlio. Più di una persona su sei nell'Unione Europea soffre di problemi psichici. Il dato è riferito al 2019, prima della pandemia da Covid-19, e da allora la situazione si è aggravata. Sentiamo Luciano Piscaglia. Prima del Covid, una persona su sei in Europa accusava problemi di salute mentale. Con la pandemia e le successive crisi, la situazione è drammaticamente peggiorata. A lanciare l'allarme è la Commissione europea. In Europa, nel 2019, un lavoratore su quattro soffriva di stress, ansia e depressione. Nel 2020, 10 decessi ogni 100.000 abitanti sono stati causati dal suicidio. In piena pandemia, un europeo su quattro ha sofferto solitudine, paura e stress per l'incertezza del futuro. È evidente, si parla di epidemia silenziosa, e come abbiamo fatto per l'epidemia dobbiamo agire a valle con interventi di cura che siano anche di cura psicologica e non solo farmacologica, e dobbiamo però agire a monte con un'attività di prevenzione, di promozione del benessere psicologico, che venga fatta nelle case di comunità attraverso lo psicologo di base, che venga fatto nella scuola, che è un luogo di passaggio importante per costruire gli adulti del futuro. Tra i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni, il suicidio è ormai la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. In tutta Europa il costo della perdita di salute mentale nei bambini e nei giovani è pari a 50 miliardi di euro all'anno, mentre complessivamente è pari a 600 miliardi di euro all'anno, il 4% del PIL complessivo dell'Unione Europea. Auguri a Pippo Baudo, che oggi compie 87 anni. Il popolare conduttore televisivo dalla metà degli anni 60 ha fatto compagnia attraverso la TV a intere generazioni di italiani con trasmissioni di grande successo. Infaticabile professionista, appassionato della vita e del proprio lavoro, Pippo Nazionale ha saputo rivolgersi proprio a tutti nel solco della tradizione. E siamo in chiusura, grazie per aver seguito il TG2000. A tutti voi giunga l'augurio di trascorrere una lieta serata. Arrivederci.